This chaos is killing me. Rientro dal sistema planetario Kepler-47. Tra due lune sarò al nodo di Hawking, poi la solita tratta. 12 mesi e sono a casa. Maledizione, non ce la faccio più a restare qui dentro. Blackstar a centro smistamento. Comandante Adler, pronto all'attracco tra 35 minuti. Ah, bentornato Adler. Da dove arrivi di bello? Da un posto freddo, l'ideale per un pinguino. Fammi indovinare. Pianeta Aretus, con tutte le sue bellissime fanciulle eteree, eh? No, no, solo minatori arrabbiatissimi. Kepler-47. Kepler-47 hai detto? Già, la prossima volta piuttosto che... Un momento, aspettami un attimo. Durante il suo viaggio sono sorti problemi su Kepler-47. So che ci sono state delle rivolte tra i minatori. Non è quello. Almeno quello non è il problema principale adesso. Qualcosa di sconosciuto sta spazzando via la popolazione. Abbiamo perso la colonia. Ma è terribile. Ho un amico su Kepler. Adler. Quindi questa è l'ultima spedizione. Non è corretto. L'ultima spedizione c'è già stata, 8 mesi fa. Sometimes you get so lonely. Sometimes you get nowhere. I've lived all over this world. I've lived most every place. I cannot sympathize with these cries from the heart that are informed by the number. Perché ti hanno trattato tu, che è successo di tutto. Da prima ho cominciato come una piccola influenza, poi ha attaccato tutti. Stiamo cadendo come mosche. E stanotte hanno cominciato sì con le miniere, ma poi con le attività commerciali in genere ci sentivamo al sicuro. Poi 2 giorni fa gli altri hanno cominciato a tossire. Dove era Giovanni? Dove eravamo? Ancora su, camera su. Scusami. Era solo per dirti. Non tornare su Kepler. Kepler è perduto. Ora mi spieghi che cazzo sta succedendo. Adler, non posso aiutarti, non sono autorizzato. È un anno che sono qui. Quando potrò scaricare? Non penso sia possibile. Hai sentito cosa ha detto il capo, no? Dimmi la verità, amico. Cos'è successo davvero su Kepler? Ok, facciamo così. L'unica cosa che posso fare è questa. Ecco. Prova a sentire questo numero. Forse loro possono dirti qualcosa di più. Un rientro è impossibile. Quindi, cosa dovrei fare? Tornarmene su Kepler? Anche questo è impossibile. Ma non posso starmene in eterno qui. Codice 45UR72. Sì, come da legge interstellare del 12 settembre. Oltretutto ci sono diversi corollari e relative integrazioni definite in data 25 marzo 2135. Fanculo. La situazione è assurda. Non posso tornare su Kepler perché qualcosa sta uccidendo la popolazione. E non posso nemmeno scendere sulla Terra perché arrivo da Kepler. Sono in un limbo. Controllo traffico a Blackstar. Comandante Adler in ascolto. Adler, cosa sta facendo? Ho deciso di scendere. Comandante Adler, sta infrangendo un ordine diretto di un suo superiore. Motori primari pronti. Avvio la routine di sgancio del modulo di comando. Rientro negato. Invio segnale di blocco d'emergenza. No. Ho saputo che sei tornato. Ho saputo che non posso scendere. È meglio, credimi. Io sarei felice di abbracciarti, ma... Tu conosci quelli del centro di smistamento e conosci anche quel politico, come si chiama? Potresti provare a parlarci. Ti prego, fammi tornare giù. Al diavolo! Se ho la peste, possono sempre rinchiudermi da qualche parte, no? Ma cosa ti hanno detto? Che su Kepler... qualcosa sta uccidendo tutta la popolazione. Un virus mai visto prima. Sì, un virus, un cazzo di virus. Quindi non posso scendere perché potrei... No, tu non potresti niente, non potresti niente. Ma... Il carico. Quello arrivato 8 mesi fa. Sei l'unico uomo sano nell'universo. Day after day, they send my friends away. Dimensions cold and grey. To the far side of town, where the thin men stalk the street while the sun stays underground. tell me I can go. You tell me I can go to the far side of town, where the pointless to be high, 'cause it's such a long way down. Il mio viaggio termina qui. Sono a 400 km di altitudine, in orbita terrestre, e non c'è nulla che io possa fare. Forse. Pushing through the market square, so many mothers sighing. You should just come over. We had 5 years left of crying. And you skywept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse and no room to spare. Had to cram so many things to store everything in there. And all the fat skinny people, all the tall short people, all the nobody people, all the somebody people. I never thought I need so many people. A girl my age went off her head, hit some tiny children. If the black hadn't pulled her off, I think